E oggi per Rocchetta è un giorno importante, c'è di nuovo una viabilità. Beh, un giorno importante non solo per Rocchetta, per Dolce Acqua, per tutta la popolazione, per noi che abbiamo saputo dialogare fra istituzioni e mantenere una promessa. Io credo che in questi casi mantenere le promesse valga anche di più che nella normalità. Abbiamo detto che è il primo passo, non ci fermiamo, vogliamo che la strada principale venga presto ripristinata, però è un primo passo veramente importante. State lavorando anche per Rezzo, c'è ancora la situazione grave a Genova. È un'altra delle situazioni molto critiche dell'ultima emergenza, una delle più grandi emergenze della Liguria. Arezzo ha avuto recentemente un finanziamento di Regione Liguria sia per monitorare come si sta muovendo quella frana. Quindi Regione Liguria c'è, la Protezione Civile c'è la provincia, ci sono i comuni, manca il governo? Beh, direi che c'è tutto, ci mancano i quattrini e questo credo che sia fondamentale, non perché il governo non ci sia stato, ma ha risposto in questo momento ancora in maniera parziale rispetto invece alle necessità di dotazione che abbiamo chiesto per rispondere all'emergenza, ma anche per fare in modo che emergenza non sia solo ripristinare ciò che c'era, ma anche per migliorare invece la capacità di resilienza dei nostri territori, perché lo diciamo sempre, è meglio intervenire e investire in prevenzione che non intervenire magari con maggiori costi in emergenza quando evidentemente, come dire, i danni sono già fatti.